avanti, dai. Mi sta mancando Mister. Andiamo tranquilli, Dai, vai giù. Ho avuto l'assist. Valanga. A Cercola lo spareggio salvezza per restare in Serie C2 tra Stella Nascente e Virtus Ischia. L'esperienza degli isolani, la caparbietà dei ragazzi di Vito Letizia e una partita da dentro o fuori in un campionato altalenante per i padroni di casa e in chiaroscuro sicuramente per la formazione di Tufano. Andiamo a vedere le fasi salienti del match. Subito questa chance con la conclusione di Nastri che va a scaldare le mani al portiere Di Nicola, poi ancora questo tentativo di Onorato, insiste la formazione della Stella Nascente con questa doppia conclusione di Onorato e poi quella di De Pascale. Si salva ancora l'estremo difensore del Ischia ancora su questa conclusione di Nastri, prova a replicare la Virtus Ischia con questa bella triangolazione, la conclusione di Del Neso, poi di nuovo Onorato pericoloso con il destro e poi la conclusione sotto misura e la parata del portiere della Virtus Ischia. Insiste la Stella Nascente, vuole il gol del vantaggio, arriva con questo tiro di De Pascale sotto misura che va a sorprendere il portiere avversario, poi questa azione chiede il calcio di rigore ma c'è simulazione da parte di Sant'Angelo, ancora la chance targata Atene e poi attenzione a questa conclusione nuovamente di Sant'Angelo con la risposta di De Nicola. Non ci sta la Virtus Ischia, anche se rischia nuovamente su questa conclusione sotto misura di Ciavolino. Sono gli isolani però a trovare il pareggio, un finale incredibile nel primo tempo, prima con la rete di Ponticelli, poi attenzione ancora alla conclusione di Carpentieri, ma arriva il sorpasso dell'Ischia con il gol di Del Neso per l'1-2 che manda le due squadre all'intervallo con questo punteggio. Con le immagini andiamo alla ripresa ed è ancora Ischia pericolosissima subito in apertura di secondo tempo con questo destro al volo di Del Neso sventato da Finamore, prova a reagire la Stella Nascente con il lob di Sant'Angelo che va a depositarsi sulla parte superiore della traversa, poi ancora una clamorosa chance di Del Neso con il salvataggio di Atene e di nuovo la chance di Ponticelli con la grande parata di Finamore. Qui invece trova il pareggio capitano Nastri con il sinistro che va a sorprendere tutta la difesa dell'Ischia, momento buono per la Stella Nascente che riesce a sfruttarlo alla grande con questo diagonale vincente dei De Rosa che porta la Stella Nascente al sorpasso, il 3-2, momento chiave del match. Non ci sta la Virtus Ischia, prova ancora a reagire con il calcio di punizione di Eroico, la conclusione di Manzi, ma si erge a protagonista uno straordinario Finamore tra i pali ancora su questa conclusione alta di Vuoso, poi il fallo su Ponticelli e il tiro libero che trasforma il match. C'è il primo in miracolo di Finamore sulla conclusione dei 10 metri Eroico e poi sull'immediata ripartenza il gol di Sant'Angelo che chiude praticamente la partita. C'è ancora un tentativo di Vuoso dopo l'esultanza di Sant'Angelo con i suoi tifosi, lo vediamo il tentativo di Vuoso con l'Ischia che rischia il portiere di movimento e arriva il gol di Sant'Angelo, quello del 5-2 finale, quello che fissa il punteggio con la salvezza della Stella Nascente. Il team di Vito Letizia resta in Serie C1, qualche protesta per il tecnico Tufano, ancora una chance per Manzi ma non c'è più tempo per rimediare, la Virtus Ischia retrocede in Serie D per la Stella Nascente, tempo di festeggiamenti, può brindare alla permanenza in Serie C2. Siamo con il capitano della Stella Nascente, Ciro Nastri. Ciro, oggi una grande prestazione, tu hai fatto il gol del 2-2 che poi ha dato il via alla rimonta. Sì, è stata una grande gara, insomma, ci aspettavamo insomma un'Ischia così preparata come lo è stata, ma comunque noi abbiamo retto fino alla fine e poi grazie anche a un grande Finamore, insomma, che è stato bravo in un sacco di occasioni, siamo riusciti a rimontare e a vincere la gara. Capocannoniere di quest'anno, ha dato un grande contributo alla squadra, diciamo. Sì, diciamo di sì, io di solito riesco sempre a fare qualche gol e adesso ho dato una mano a questa squadra, insomma, che avevamo bisogno tanto di questa salvezza, ci siamo riusciti un pochettino tardi ma va bene così, va bene lo stesso, va bene. Siamo col mister della Stella Nascente, Vito Letizia. Mister, oggi una grande prestazione, una rimonta che vi ha dato la possibilità di salvarvi, un grande cuore, un grande orgoglio.
Sì, sicuramente, i ragazzi sono partiti bene, siamo andati in vantaggio, abbiamo sfiorato anche il raddoppio, poi due disattenzioni, siamo andati sotto. Secondo tempo siamo partiti con un altro piede e l'abbiamo costretti comunque a giocare nella loro metà campo. Siamo andati in vantaggio, abbiamo gestito bene il vantaggio, abbiamo alla fine fatto anche il triplo vantaggio, quindi comunque i ragazzi hanno messo tutto. Li voglio ringraziare dal primo all'ultimo perché hanno dato il cuore, mi hanno sopportato per un anno intero e se lo meritano questa vittoria. Siamo con il mister della Virtus Ischia, mister Tufano. Mister, oggi nonostante un primo tempo dove i ragazzi sono comportati abbastanza bene, poi il secondo tempo cosa è successo? No, veramente già era previsto perché noi con i problemi di lavoro che abbiamo avuto in questo mese ci siamo allenati pochissimo e avevo detto già ai ragazzi che nel secondo tempo loro venivano avanti e avevamo giocato già un'ottima prima parte, ma nel secondo tempo sicuramente avremmo sofferto e così è stato. Certamente oggi sembrava di assistere a una partita di play-off, non di play-out, però il campo è questo qua. Noi purtroppo, in primis io, ci assumiamo tutte le responsabilità perché il nostro campionato è iniziato a fine gennaio dove ci siamo ricombattati, abbiamo fatto un girone d'andata disastroso. E poi ci siamo ripresi, ecco, già per noi era stato miracoloso arrivare ai play-out. Oggi purtroppo poi la partita secca è così, sbagli, ecco, noi sul 2-1 abbiamo sbagliato il 3-1, loro hanno pareggiato 2-2, sul 3-2 abbiamo sbagliato il tiro libero e purtroppo poi questo è uno sport che se non fai gol nessuno ti regala niente. Un po' di elettricità nel finale, mister, dovuta forse all'importanza della partita, alla pressione? Io sono, chi mi conosce, sto da 18 anni, ho fatto Serie A, Serie B, Serie C, sono come allenatore, i miei giocatori in quella situazione avrebbero aspettato che il portiere fosse andato in porta e poi il portiere avrebbe rimandato la palla. Mi sono arrabbiato perché il nostro portiere gli ha dato la palla al portiere, loro non hanno, poi giustamente tu non ti puoi aspettare sempre che ti facciano i regali, ecco, chiamiamolo regalo. Mi sono arrabbiato perché questo è un fatto di sportività, io sono il primo che ai miei giocatori dico che devono essere sportivi, buttare fuori la palla quando si deve buttare fuori, quindi penso, poi al di là del fatto che la partita già era compromessa, però ecco, era un fatto proprio anche di sportività. Grazie, mister.